Ciao, sono Elisa Chiodarelli di Quiet Room e queste sono letture d'estate, senza apostrofo, 5 minuti di saggezza in formato pocket. E oggi, adesso, leggiamo Ezra, un pezzo, un brano di Ezra Baida, questo libro, Stare bene in acque torbide, ha scritto diversi libri Ezra Baida e magari leggeremo anche brani di altre sue opere. Questo brano in particolare parla delle nostre aspettative rispetto alla pratica di mindfulness e dice: tutti vogliamo cambiare, migliorare la nostra vita, ma la maggior parte dei cambiamenti è lenta e quasi impercettibile. Eppure continuiamo a credere che la vita debba essere radicalmente diversa dopo aver praticato per poco tempo. C'è scritto per pochi anni in realtà. Ci piacerebbe assistere a cambiamenti drastici, ma non è così che funziona la pratica. A volte non ci accorgiamo neppure di come intacca le nostre consuete strategie protettive, finché un giorno, nel ritrovarci in una situazione che ci aveva sempre reso ansiosi, irritati o tesi, notiamo che l'ansia, la rabbia e quel senso di chiusura non ci sono più. Quindi, invece di chiederci come vado, quindi le aspettative, come vado nella pratica. Le vere domande sono: dove continuo a chiudermi per paura o per proteggermi? E dove arrivo al mio limite, quel punto oltre il quale non sono disposto ad andare? La pratica è notare e fare esperienza di questi luoghi, non con avvilimento o senso di colpa, ma semplicemente come qualcosa su cui lavorare e poi vedere come fare qualche piccolo passo oltre. Ad esempio, quando dobbiamo prendere una decisione difficile e ci sentiamo confusi, riusciamo a vedere chiaramente come praticare? Dice lui, gli studenti mi chiedono spesso aiuto quando devono decidere se portare avanti una relazione o se cambiare lavoro. Rimangono bloccati nella trappola mentale di soppesare e valutare i pro e i contro di ogni situazione, brancolando tra le varie possibilità senza speranza di trovare una risposta. Ma la confusione è uno stato dal quale non può sorgere che altra confusione. In tali situazioni la vera origine della confusione sta nel fatto che non sappiamo chi siamo in relazione a quello che ci accade. Come disse Pascal, il cuore ha ragione, ha ragioni che la mente non comprende. Per praticare con le decisioni difficili dobbiamo lasciare il mondo della mente per entrare nel cuore dell'esperienza. Ciò significa stare nell'esperienza fisica dell'ansia e della confusione. Nel cuore dell'esperienza si intende nella sentire fisico, nella percezione fisica. Invece che vagare, vagabondare nei pensieri. Un altro esempio di pratica sui nostri limiti è il lavoro con le dipendenze. Tutti abbiamo dipendenze, comportamenti a cui torniamo di continuo perché ci promettono piacere o sollievo, direi, anche se in definitiva ci danno solo insoddisfazione nel lungo periodo. Qualsiasi forma assuma lo schema della dipendenza quando incontriamo il limite in cui semplicemente non possiamo fare a meno di quel comportamento, possiamo praticare. Comportamenti delle dipendenze sono tantissimi, si va dalla sigaretta allo shopping, a internet, guardare il telefono, fino al semplice tic. Sono comportamenti automatici che servono per scaricare la tensione, per darci sollievo. Alcuni di questi però poi sono dannosi. Quindi dice, ad esempio, se ricorrete al cibo, per tirarvi su di morale, potreste praticare evitando gli spuntini notturni per una settimana. Lo scopo non è quello di astenersi per sempre dagli spuntini notturni, ma anche sì, forse, o di diventare asceti spirituali. Piuttosto l'idea è che per una settimana vi date la possibilità di lavorare con il senso di vuoto, di sconforto dal quale emerge quella voglia irresistibile.
La pratica consiste nel trattenervi per arrivare al limite e lavorare su quel desiderio. Un altro esempio è il lavoro con le paure. Cosa fate quando si presenta la paura? Oscillate tra il tentativo di sopprimerla e quello di evitare la situazione che vi spaventa? La maggior parte di noi si comporta così. Ma quando arriviamo al limite possiamo fare un piccolo passo scegliendo di opporci alle nostre reazioni abituali, automatiche. Non lo facciamo con l'intenzione di modificare il nostro comportamento calpestando la paura, invece ci prendiamo un momento per osservare e sperimentare il più pienamente possibile cos'è davvero la paura, dove la sento, come si manifesta nel corpo. La prossima volta che si presenta la paura, cercate di sentire veramente la sua energia nel corpo senza fare niente per modificarla o per liberarvene. Quindi la pratica implica sempre vedere il nostro limite e fare un piccolo passo oltre nell'ignoto. Tale limite indica la misura unica ed esclusiva della pratica per ciascuno di noi, cioè è soggettivo il limite, è molto soggettivo. Perché quello che sembra facile a una persona è la paura peggiore per un'altra. Vedere che altri si fermano dove noi non ci fermiamo e viceversa fa apparire tutto un po' più fattibile, un po' più affrontabile. Lavorare sul nostro limite ci aiuta anche a sviluppare una maggiore compassione verso noi stessi. Quindi dice, il limite è il nostro sentiero. Da lì possiamo avvicinarci a ciò che è, ma possiamo farlo solo un passo alla volta, perseverando in tutti gli alti e i bassi della vita. Ci fermiamo qua e grazie, alla prossima lettura d'estate.